Siamo partiti. Allora. Anche questa sera è terminata, è l'ultima sera della nostra avventura. E insomma, il giro che abbiamo fatto è un anello, di fatto, parte da San Candido, va alle Tre Cime, passa da Misurina, Braies, Villa Bassa, San Candido. Anello Braulio. I was clean. E poi dopo in 3 ore e mezzo, quando sei lì a metà, continui su. No, forse non ha capito. Chi siamo noi? Io parto da qui. As I laid in a black dress with my father in a cast, I had no plans. Let's go. And I left the footprints, the mud stained on the carpet, and harder like my heart did when you left town. But I must admit it, that I would marry you in an instant. Damn your wife, I'd be your mistress just to have you around. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, die, I'll be on time. And while the church discouraged. Siamo partiti alle 10. Dopo un lungo viaggio, che non è stato nemmeno troppo lungo. Una bella salita di 600 metri, fatta in 2 ore e mezzo, e ci aspetta un bel pomeriggio di spacco. Oggi è spacco con le vacche. Quanto ti stanno simpatiche. C'è anche la Lola, vedi là che è proprio bianca e nera. A few moments later. Quindi questo pomeriggio di sbacco? Veramente anche peggio. But I've read this script and the costume fits, so I play my part. I was clean, the Petra. I was taller than the rafters, but that's all in the past, love gone with the wind. And now a nurse in white shoes. Caccia le vacche con il Braulio. Ancora circa 300-400 metri di dislivello. We can plan if we make it. Wow, we won't let they won't take it from me now. Deciso intenso. Quel caffè. Woo!
back of these streets, and we'll never be apart. Together from the start, never, never falling back alone. Oh, oh, living life in the city. And if the subways flood and bridges break, will you just let... Arrivati in Repubblica d'Onso, quali sono i piani adesso? Allora, i piani sono adesso trovare un posto dove piazzare la tenda in modo illegale. No, scherzo. E poi niente, vedere la tappa di domani, si scenderà a Misurina e vediamo un po' come fare. Cambio di programma, il rifugio non ci ispirava per mangiare, quindi proviamo a scendere un po' verso una malga e vedere cosa ha da offrirci prima di passare la notte. E così siamo scesi, e anche un bel po'. Uffanti, ieri eravamo dietro là. Anzi, stamani. La tua parola maestra. Sai che non la so? No, quella vera, dai, quella autentica. Siamo forti. Ecco. Bello questo ruscelletto, vero? Appena lavati, nella pozza, acqua circa 8-9 gradi. Però la sensazione dopo, in casa. Had me a girlfriend, we used to get high. Now I'm flying down some Vietnam highway. Don't ask me the reason, God only knows why. Quindi cambio di programma. La malga è piena, quindi niente cenetta. Quando sfrattato dal loro giardino, un po' contraddittoriamente, perché si va bene, però con i minestroni e mezzo cotto in mano stiamo cambiando il posto. Cena la malga? Meglio il brownie. Scese Misurina, 9 di mattina. Ora facciamo un check della situazione, riguardiamo il percorso e ci si organizza. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time I saw flowers in your hair. Quindi Chiara ha fatta la spesa. Ora. Direzione Carbonite. Arriveremo quando capiamo la strada che dobbiamo fare. Prima che piova. No, il sentiero è il bordo strada. Delusio. It's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored. Be in my heart. So now I think that I could love you back.
fatto due gocce d'acqua, ti ha dato qualche contento. Andiamo a vedere se effettivamente c'è la messa alla chiesina di questo villaggio turistico. Sì. Siccome sono esperienze già vissute, la cucina in tenda. Niente, sta tuonando da mezz'oretta, non di più. Dalle 7:30, 8:20. E quindi stiamo provando questa nuova tecnica di cucina alla tirolese. Rinomata. Chiara, raccontaci del tuo rapporto con il Braulio dopo due giorni di route. Non mi piace. Sacrilegio. Non so pure. Descrivicelo. Amaro. Appunto. E boh, retrogusto di erbe strane. No, no. Di montagna, per esempio. Di montagna, probabile. No. Dopo due giorni, basta. Basta Braulio. Basta Braulio. Ce n'è più per voi. Più per noi. Più per noi. Braulio. Riserva questa sera che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno, muovermi a un metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinirmi un po' come fa il cielo sulla testa mia, le regole dell'anarchia. E quel momento magico dopo i preparativi in cui la barca prende il mare e ci si sente vivi con solo l'orizzonte come limite. Ricordati di vivere, è un testimone complice invisibile. Ricordati di vivere, è un sorriso antico come viatico. Ricordati di vivere, oh, ricordati di vivere. E con Rifugio Vallandro. Di un giovane che non fece mai tempo ad invecchiare e non si fece mai dimenticare. In quella vecchia foto in bianco e nero, con gli occhi in procinto di sorridere, sembrava come dire proprio a me: Lore, ricordati di vivere. Se anche ti restasse solo un attimo, ricordati di vivere. Se nelle tasche. Siamo pronti. È buono? È buono. Buonissimo. Avessi solo un battito, ricordati di vivere, oh, 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 ricordati di vivere. Che riempiono lo spazio dove vivono di cose che non occupano spazio e respirano, la voce forte e pronta a darsi come un dono, e poi le storie e le parole che si intrecciano ai silenzi del mondo. Ora stiamo scendendo verso Ponticello dopo una bella sosta a Prato Piazza. Speriamo che questo fiume di cui sentiamo la voce rimanga e ci faccia dare una bella lavata arrivati in fondo al sentiero. E poi non passa più neanche se muore, rimane sempre in circolo attraverso gli altri cuori. Se anche ti restasse solo un attimo, ricordati di vivere. Se nelle tasche avessi solo polvere, ricordati di vivere. Come se fosse sempre il primo battito, ricordati di vivere. Siamo arrivati a Ponticello,
pomeriggio e ora guardiamo dove mettere la tenda e niente, domani poi saliamo su alla baita a cavallo e poi scendiamo a Praias. Il primo battito. E niente, siamo qui accampati in un prato. È selvaggio, è Braulio. Carbonation in my drink, bubbles rise while my heart sinks, and all I tend to do is think of you. Was it easier to pass? Motivazioni per cui la Malga Cavallo Rossalm è la più bella della Valpusteria finora. Motivazione numero uno: si raggiunge in modo non easy, ma insomma c'è da sgobbare, c'è da faticare. Numero 2. C'è l'acqua. C'è l'acqua. Esta. Numero 3. Di legno, bella rustica. Numero 4. Ci sono le galline, le vacche e i cavalli. Numero 5. È bello. Allora, quando avrò una casa, in giardino mi farò una cosa del genere. And did you think of me when you made love to him? Was you the same as us? Or was it different? It must have been. Qui si vede il lago di Braies, la prima vista sul sentiero. Ora mancano 50 minuti e dovremmo esserci. Discesa intensa nel ghiaione che perdura da almeno mezz'ora. Mette alla prova le ginocchia più audaci. Questo è Braies. Questo è Braies o questo è Braulio? Questo è Braulio. They go, you're all alone. All the kids that you hold. And it's a shame that it ends this way. With nothing left to say. So just sit on your hands. Vabbè, tutto ok? Ci siamo. Perché si esce di casa? Perché si affronta l'ignoto e si abbandona la sicurezza? Perché ci si mette in una situazione precaria? C'è un richiamo, un invito. Qualcuno o qualcosa ci ha stimolato, ci ha fatto sentire una voce che chiama.
ci ha fatto venire la voglia di uscire e di metterci in cammino verso nuovi orizzonti. C'è quel fascino dell'ignoto che bussa al nostro cuore e lo seduce. C'è quella attrattiva che viene da lontano e vince le nostre riluttanze. All'inizio di una rotta c'è sempre una chiamata. È una chiamata che risuona dentro di noi. È una voce diversa dalle solite che scaturiscono nel nostro spirito e che difficilmente si riesce a soffocare. È in fondo la voce di Dio. Di quel Dio che ti abita dentro, che ti vuole fare più grande, ti vuole più libero e ti porta fuori.